Vorrei far capire a chi soprattutto potrà ascoltare da casa queste parole, quanto al Parlamento quanto interessi ben poco la riforma della giustizia. Un tempo su queste leggi delega... Mi perdoni di nuovo, perché come sapete molto bene la mascherina è richiesta se si è una persona vicino e di fronte, non c'è nessuno di fronte, qui neanche vicino, quindi il collega intanto l'ha già indossata. Benissimo, andiamo avanti. Prego, senatore Morra, le chiedo anche la cortesia, come ha iniziato, così magari riusciamo a proseguire. Approfitto della sua... Perfetto, andiamo avanti. Io devo ricordare a me stesso che in precedenza altri colleghi sono intervenuti parlando senza il dispositivo e nessuno ha fatto rilevare niente. Io adesso volevo semplicemente sottolineare all'Aula, come questo dibattito sia viziato da una sostanziale ipocrisia. Ipocrisia dettata dal fatto che a parole tantissimi, per non dire tutti, ritengono che forse il problema fondamentale da risolvere affinché si possa restituire fiducia nei confronti dell'istituzione Stato e quello della giustizia. Badate, poc'anzi qualcuno, anche ironizzando, commentava ricordando che ai cinque quesiti referendari hanno risposto pochissimi elettori, circa un quinto. Ma io vado oltre. Quanti sono gli italiani che hanno votato per eleggere le loro amministrazioni comunali e i loro sindaci? Perché questo è il segnale della crisi delle istituzioni. E se noi abbiamo, come faceva capire Corrado Alvaro, abbiamo la percezione che sia inutile provare a cambiare, noi veniamo afflitti dalla disperazione, quella disperazione che è tipica di chi, leggendo il libro di Luca Palamara, leggendo il libro ultimo di Matteo Renzi, scopre tante nefandezze che hanno investito anche il mondo della politica e constata che tanto nulla cambia. E allora, scusatemi, vi pare normale che i Trojan, per quanto siano programmati per rimanere accesi fino alla mezzanotte, vengano a spegnersi prima di un'importante cena fra il dottor Palamara e l'allora procuratore capo della Repubblica di Roma? Vi pare normale? Il dottor Pignatone, certamente. Vi pare normale che pochi giorni fa, il 23 maggio... Senatore Morra, naturalmente le ricordo che si assume ovviamente la responsabilità delle sue affermazioni. E io ho domandato se pare normale che si spenga all'improvviso il Trojan, se questo costituisce motivo per essere perseguito penalmente, perseguitemi. Benissimo. Allora, stavo dicendo, il 23 maggio noi abbiamo ricordato con grande ipocrisia Falcone e Borsellino. Ma gli stessi Falcone e Borsellino hanno dovuto fare la guerra all'interno della magistratura per ribadire che alcune linee d'azione contro la criminalità organizzata di stampo mafioso non potevano essere oggetto di mercimonio. E tutti hanno ricordato la figura di Giammanco. Ma senza andare indietro nel tempo, coloro che osannavano pochi giorni fa Falcone e Borsellino replicano le stesse dinamiche, gli stessi schemi con cui alcuni magistrati coraggiosamente stanno provando a far giustizia. E far giustizia non è una cosa semplice, anzi. E far ingiustizia è qualcosa
da cui dovremmo essere tutti distanti. E quando io mi sono trovato alla mia destra, in commissione antimafia, Giuseppe Gulotta, che ha scontato 21 anni di detenzione a seguito di, fra virgolette, errore giudiziario, io ho avuto accanto a me un essere umano che è stato segnato dalla, devo usare le parole con attenzione, dalla cattiveria di uno Stato che per salvaguardare qualcuno massacra gli innocenti. E io sono stanco di assistere ad una gestione politicizzata della giurisdizione. E da che cosa nasce questa mia stanchezza? Tutti quanti sappiamo che se è un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura ad essere designato da questo Parlamento, allora gioco forza e il peso della politica barra della partitocrazia che determina le scelte del governo autonomo della magistratura, perché è su quel terzo che poi si modellano le correnti stesse. A me da cittadino non spaventa il fatto che il magistrato abbia una sensibilità politica, spaventa che quella sensibilità politica possa orientare, possa dirigere l'esercizio dell'azione penale e non soltanto. E queste sono cose che tutti quanti sappiamo, perché tutti quanti abbiamo anche capito, e ce l'hanno detto Gratteri, Di Matteo e tanti altri, che per esempio la riforma attuale del metodo di elezione dei membri del CSM, i membri elettivi togati, esattamente come ribadiva poc'anzi il senator Balboni, non soltanto non evita, ma neanche riduce e addirittura potenzia lo strapotere delle correnti con meccanismi elettorali che incentivano accordi e cordate. Ma attenzione, poc'anzi, pochi giorni fa, Report ci ha fatto capire che in funzione di una precisa azione strategica che si è tentato di attuare fin dalla riforma Castelli e poi è andata in porto con la riforma Mastella, attraverso la gerarchizzazione di un potere che doveva essere diffuso e capillare, ma libero e indipendente, attraverso questa gerarchizzazione per cui il capo dell'ufficio ha potere di avocare a sé e di penalizzare anche il magistrato che cerca di indagare. Ecco, attraverso questa gerarchizzazione basta controllare 7-8 procure e si controlla l'azione giudiziaria. Ci siamo mai chiesti perché Palamara non riceveva mai richieste per poter essere messo a capo di uffici giudiziari considerati periferici? Perché tutti quanti volevano controllare Roma, Palermo, Milano, Perugia? Queste sono cose che dobbiamo capire, perché ex articolo 11 poi, con questi meccanismi, si può controllare anche l'operato dei colleghi. E allora, perché c'è sfiducia nei confronti dello Stato, Presidente? Perché il cittadino non si sente più protetto da una amministrazione della giustizia che, non guardando in faccia a nessuno, penalizza anche il potente. Qualcuno di voi potrebbe ricordare quanto è avvenuto a Taranto, ove attraverso il fare di alcuni avvocati e di alcuni magistrati si impediva che il diritto alla salute dei cittadini tarantini potesse essere salvaguardato. Ma la stessa cosa adesso si sta disvelando per Priolo, e qualcuno ricorderà anche che c'è la terra dei fuochi, su cui forse si doveva essere molto molto più attenti. E allora noi dovremmo avere il coraggio di far capire che se proprio vogliamo che il Parlamento indichi membri
di designazione parlamentare nel Consiglio Superiore della Magistratura, magari ridurre da un terzo a un decimo la componente significherebbe ben altro, così come burocratizzazione della funzione giurisdizionale. Se il magistrato viene valutato in funzione del numero di fascicoli che porta a sentenza, fra fascicolo complesso, che potrebbe anche far gemmare altre ipotesi di reato, per cui con stralcio si potrebbero fare altre indagini, e fascicolo decisamente lineare, univoco e semplice, il magistrato che non vuole aver problemi e che asseconda la volontà di normalizzazione del potere sceglie il fascicolo più leggero, più debole, risulterà alla fine più bravo e il cittadino avrà meno giustizia. Se è questo quello che vogliamo, possiamo anche votare la riforma che è al voto oggi. Io non la voterò.